ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Siamo su Flash Note 2020, oggi IFR da Leeds Bradford a Glasgow. Sono 163 miglia, 21 minuti, volo sempre rapido, speriamo voli rapidi, e in questo momento piove a Leeds, quindi ci becchiamo anche condizioni climatiche curiose. Sono le 16.01, quindi le 15 UTC, e niente, io direi di andare. Siamo con sempre il solito Airbus A320, intanto andiamo con questo, IFR rovie di alta quota, siamo con la British Airways. Andiamo raga, per la gloria eterna, in un volo che comincia forse in condizioni un po' curiose. Vai! Leeds, Glasgow. Ragazzi, condizioni proibitive, pioggia e vento, c'è un po' di tutto. Boh, allora, con calma. Meteo reale, piove veramente a Leeds, ho appena controllato, se magari si sblocca qualcosa, grazie. Allora, aspetta un attimo. Cabina. Io però voglio capire una cosa. Io aspetto un attimo prima di dare la comunicazione della TC a lui. Perché voglio capire se posso fare i bagagli, queste cose qua, sinceramente. Tanto qua avviamo. Vai. Servizi di terra. Perché non posso fare niente? Ah, forse prima devo fare il... Siamo noi. Siamo il Qmenda 7 adesso, Mantenere 8.000. 8.000. Prepariamo le operazioni preliminari. ATHR. E attiva volo. Ok. Però... Sì, scusate. Ma qua per la pioggia c'è qualcosa, penso di sì. Sì, beh, è un po' troppo veloce però. Cioè, fast? Com'è? No, direi di no. Ok, va bene così. Che bello. Ok, rullaggio. Pagina completata. Stiamo facendo noi adesso perché voglio capire il discorso bagagli. Ok, ah, potevo farlo anche automatica, servizi di terra. Ah no, forse dovevo fare prima il prima le altre cose e poi la richiesta di rullaggio. Vabbè, cagata mia. Ok, lo faremo nel prossimo video, va bene. Oggi ci vediamo la pioggia, che roba là. Ora questo possiamo anche chiuderlo, qua la mettiamo. Per forza che dopo lui non trova i bagagli, se lo ricarico è anche difficile, insomma. Boh. Pagina completata. Completo automaticamente, ok, quindi questo l'è andato. Adesso cominciamo il rullaggio. Leeds ground, Qmenda 7 requesting pushback. E la potrebbe andare da solo. Ma qua aspetta la sterzata,
Deve farla a sinistra teoricamente. Oh, vediamo se va. Prossima volta prometto che facciamo anche i bagagli. Però va subito a sinistra perché? Ah, va direttamente. Boh, adesso vediamo, insomma, ragazzi. Staremo qui a vedere la situation. Tanto c'è pioggia leggera comunque, Alex. Pioggia leggera. Tanto vediamo Mark Viduca. Viduca in mezzo alla pista nudo. Va bene. Qua c'è l'uomo momento che sta per morire. Benissimo. Che bello però. Troppo figo, raga. Troppo, troppo figo. È qualcosa che va al di là. Oggi non facciamo vedere le città, oggi ci focalizziamo sul volo. L'importante è non ammazzare questo piccolo aereo. Io comunque non ho messo le collisioni. Teoricamente dovremmo chiedere a noi la chiusura del... I bagagli sono là, siamo senza bagagli. Prima ricordiamoci, prima della richiesta del rullaggio dobbiamo fare le altre operazioni. Vabbè, insomma. Pian pianino, raga, pian pianino. Pioggia eventualiz. Io direi che ci possiamo anche fermare qua. Ok. Adesso possiamo andare noi. Pian pianino. E andiamo verso. Ok. Cerchiamo di stare attenti. Raga, teoricamente domani spediscono tutto. Spero per venerdì sabato di cominciare il giro. Un po' di pazienza, tanto comunque sto portando bei video. Spero belli, insomma, il più possibile accettabili, ecco. Di città che probabilmente non toccheremo col giro del mondo, e se le tocchiamo ce le rivediamo due volte sulla grafica ancora più iper mega super. Ok, prima volta che becchiamo la pioggia, stranamente dove? In Regno Unito, ovviamente. Ok, condizioni meteo fatte veramente in maniera impeccabili. Sono condizioni meteo che non hanno un senso logico da quanto sono belle. Avete visto anche gli arcobaleni del Garda, qualcosa che va al di là, cioè, senso, perfetto proprio. Per il momento io non tengo il traffico, ce n'è poco, questo è un problema che secondo me si temeranno con gli addons a pagamento, perché devo pagare. Sinceramente vedere la gente reale, a me non... Sì, per il momento non mi è una cosa fondamentale, magari col PC nuovo che ho più, è più prestazionale, magari lo mettiamo. Ok, noi qua facciamo il rullaggio. Ragazzi, la linea blu la trovate qua, tanti me l'hanno chiesta. Assistenza. Notifiche, eccola qua. Suggerimenti di volo dovrebbe essere. No, aspetta, scusate. No, aiuti alla navigazione, aiuti alla navigazione. Rastro di rullaggio, eccolo qua. Aiuti alla navigazione.
Che bello però, mamma mia. Adesso dobbiamo girare a destra per far così. Un rullaggio bello impegnativo in cui... Guarda, il vento comunque ce n'è un po'. Erano 21 nodi. Quindi giornata curiosa in quel di Leeds. Dove c'è Mark Viduca, attenzione Mark Viduca e Olivier Dacour con Alan Smith e Rio Ferdinand nudi in pista. Speravamo in qualche bella donna, però. Questo è quanto, insomma. Questo è quanto. Non penso che riusciamo a vedere l'Elan Road perché costa questo tempo, no? Cioè, sto simulatore è bello anche fare i rullaggi. Allora, diciamo che tanti stanno lamentando soprattutto le 747, le 787. Io non li, proprio per questo non le ho provate. Aspetto che possano un attimo sistemare il tutto. Ecco, non andiamo troppo veloci, grazie. Adesso dovrebbe parlare il nostro copilota, se non è in pensione. Non ha più voglia di parlare. Niente, ho fatto io, non fa più niente lui, ho fatto tutto io. Ok. Q-Manda 7, Q-Manda, Q-Manda 7. Che bello il Q-Manda 7. Aspetta però. Ok. Senza i flaps è un po' un problema. Ok. Io direi di andare senza perdere troppo tempo. Si parte da Leeds, destinazione Glasgow, Inghilterra, Scozia! Non siamo perfettamente allineati, ci alieniamo adesso. Mamma mia che vento! Cazzo! Mamma mia! Megoglioni! No, no, ho sbagliato! Mamma che brutto errore che ho fatto! Speriamo non mi costi cara il tutto. Speriamo bene, sinceramente speriamo bene. Ho fatto un brutto errore però. Adesso dobbiamo pregare, raga. Vediamo. La velocità mi spaventa un po'. Infatti la velocità va un po' alla cazzo. Vediamo. Adesso valutiamo. Tanto andiamo di esterna. Non si vede niente, però non piove adesso. Quindi possiamo... Ma piove ancora in realtà. Ah, non puoi più metterli qua, forse. Forse non li puoi più usare. Questa non la so sta cosa, scusate ragazzi. La velocità sembra... No, sembra... In pratica il mio errore è stato che al posto di chiudere il alzare i carrelli ho messo la spinta inversa. Cioè, è perché devo sistemare un po' i comandi, non sono ancora al top. Vediamo qua. Cosa mi ha detto? 180. Però forse mi sono salvato. Stiamo salendo, non si vede nulla. Oggi siamo tornati alle tormente come indiane.
Ok, lui sta salendo, dai, sembra che forse ci è andata bene. Di culo, ma ci è andata bene. Ok, lui si sta posizionando in rotta. Guardate che bello, cioè bello, non si vede niente. Adesso dobbiamo superare queste nuvole atroci, le classi... Eccole qua. Ho abbassato qual... ciao però. Ho abbassato qualcosina, chiaramente. Si vede un po' le nuvole, non sono perfette come voglio io. Però ci accontentiamo, raga. Senti il vento! Non è propriamente tempesta, però... Insomma... È bello arrogante, comunque, eh? Diciamo che comunque come a livello di turbolenze non ne vedo, sinceramente. Ok, la velocità è andata, che erroraccio. Nel cliccare sbagliato, basta un attimo. Mi ha recuperato, però. Io vedo tanti tanti video di gente che si fa voli, diciamo, IFR, invece tranquillamente, senza niente. Come fa, non lo so. Ok, ci stiamo assestando, adesso saliremo ancora sicuramente. Qua mettiamo un attimo la mappa. Ok. Ma la mappa qua sinceramente... Perché che la mappa a mio parere è un po' buggata. Quando apro la mappa più volte poi succedono casini. Cioè bug ce ne sono ancora, raga, è chiaro. È talmente vasto. Ma la roba, però. No! Non l'avevo mai vista sta cosa, sei ghiacciato... Ciao, aspetta però, calma. Dove sono adesso gli antighiaccio? Che cazzo? Oh merda. Panico. Non lo so mica dov'è l'antighiaccio qua, eh. Bene, moriremo male oggi. Bella domanda adesso. Porca miseria. Illuminazione, chiaramente no. Illuminazione. Andiamo su strumenti, è l'unica. Ora qua non credo. Qua non mi sembra. 3. Landing gear. Antipattinamento. Io non so se è normale o no, però l'aereo non sta portando casini. Cioè, per esempio non ci sono problemi. Qua vedi. Ma qua io non devo più salire. Porte. No, queste sono tutte robe che servono ad altro. Io sto controllando, non so se serve a sta cosa. Perché non sta salendo? No, sta salendo. Non vorrei che sia proprio un problema del... Cioè, qua non vedo un cazzo, però. Tutt'altra roba. Qua sarà secondo me. Aspetta, però adesso dobbiamo salire a 300. Ciao ragazzi, qua vedo una cosa ice, però non puoi cliccarci, quindi cioè, forse non si può fare. Probabilmente queste sono le lacune degli aerei di default. Non vedo altro, sinceramente non vedo altro. Non so se da qua lo puoi fare, da là non avrebbe molto senso.
Boh. Non anti-ETA. Antighiaccio. Motore destro. Ah, qua è. Parabrezza com'è? Mi sembra a posto. Allora, vediamo, forse è qua. Scusate, ragazzi, chiedo venia. Noi facciamo tutto. Dovrebbe andare, scusate, Fiore, c'è un attimo di panico. Adesso si dovrebbe un po', non so se è normale che rimanga così anche qua. Comunque ho fatto anche le ali, ho fatto tutto quello che potevo fare, l'ho fatto. Vediamo. Comunque spettacolo, a dir poco, sublime, eh? Aspetta. Tempaccio, a dir poco, schifoso. Intanto andiamo di screen. Abbiamo visto una cosa nuova, però, vedi, stiamo imparando insieme, ragazzi. Ok. Adesso aspettiamo un po' e vediamo se si sghiaccia. Se no, boh, moriremo male. Ok. Io ho messo tutto on per sicurezza. Comunque ci siamo. Adesso non so se mi fanno alzare ancora, perché forse andiamo a 390. 380. Chiumenda, chiumenda, chiumenda. 380. Ok. Buono, adesso possiamo anche rilassarci un attimo. Il nostro l'abbiamo fatto. Ci ribecchiamo tra un po' e vediamo se abbiamo scongelato un po' il tutto. Zero, veramente rapidissimo, sono voli veloci. Qua però non vedo uno... Non sta sbrinando molto. Boh. Se qualcuno ne sa qualcosa, magari... Io ho fatto però tutto, cioè mi sembra. Boh, non lo so. Dobbiamo imparare. Però qua c'è tutto. Forse devo farlo prima a sto punto, vai. Tutta roba da imparare, raga. Ok, stiamo scendendo per 260. Molto tempo. Vediamo, vediamo il meteo di Glasgow. Allora, valutiamo. 140 intanto. Io a fretta. Ok. Scendiamo per 140, vediamo meteo Glasgow. Sì, ma se me lo dai, grazie. Sto guardando dal tablet. Nuvoloso. Nuvoloso con possibile non lo so neanche io cosa. Adesso non sistemarmi le cuffie. Vabbè, siamo in 10, se vediamo un secondo la mappa. Oh. What? Ah, ok, dove cazzo siamo? Qua andiamo. Beh dai, ancora un po' di volo c'è. Ok. Va bene, ciao. Cosa per 8.000 e adesso entriamo dentro i nuvolotti, ragazzi, eh. Diciamo che ci siamo goduti poco lo scenario, però ci stiamo vedendo altre cose adesso. La parte dell'antighiaccio non so se abbiamo risolto. Non mi sembra, sinceramente. È andata così, raga, è andata così. Io ci ho provato, però vabbè, insomma. Condizioni veramente proibitive comunque oggi a livello visivo, eh. Mamma mia. Allora, vi lascio i screenshot in diretta.
E niente, ci ribecchiamo per... sì, bisogna capire un attimo perché non sarà semplice, raga. Prima volta in condizioni così. Vabbè, ci sta, è giusto. Adesso vediamo, entriamo un attimo dentro. Siamo in discesa per 8000. Vediamo un po' quanto manca qua. Beh, ne manca, abbiamo un bel circuito anche. È ancora lunghetta, dai. È ancora lunghetta. Ciao! Non c'è più nulla! Raga, siamo a 2.9, cioè 2009, non si vede niente, raga. Siamo quasi arrivati, ma non si vede one cazzo proprio. KLM c'è. Ma... ah! Però non abbiamo più le cose, forse perché siamo scesi, non lo so, però non abbiamo più niente. Forse ce l'abbiamo fatta comunque, dai, bene. Mi fa piacere questa cosa, perfetto. Siamo quasi arrivati. Siamo. Adesso tra poco mettiamo, una volta che fa l'ultima virata, mettiamo l'approach. Poi cominciamo. Ci ha preso un po' tardi oggi, Ok, ho l'autorizzamento, sono autorizzato, io sono un bambino che sono autorizzato. Modalità avvicinamento. Adesso una volta che fa così non evitiamo cavolate, preferisco fare così, se sbaglio, pazienza, atterreremo a Vicenza al posto di Glasgow, non è un problema. Tanto siamo là, Glasgow, Vicenza. Ah, questo è pronto al decollo per Schiphol, il KLM, che bello! Vai. Noi qua ci prepariamo sempre un po' prima, lasciatemi una licenza poetica. Sta piovendo, io adesso vanno i... probabilmente vanno... o piove ovunque comunque, cioè, oggi veramente... Ok, lui parte dalla 23, tanto io devo curare che arrivo, ci metto una vita. Ok. Boh, meno io sono tranquillo, cioè sono più tranquillo, raga, sapete che sono un ragazzo con dei problemi. Vediamo un attimo se effettivamente sta cominciando, cioè... eh sì, pioggia, pioggia, sì sì sì, rovescia Glasgow, rovesci. Bene, godo. Tutto regolato nella norma, ci siamo. Qua possiamo anche chiuderla. E adesso tocca a noi. Estensione qua completa, boh, ok. Sì, ripeto, queste procedure si fanno non proprio adesso, si fanno... cioè il carrello negli ultimi proprio 100 metri, to. Adesso non so, però io preferisco farlo prima perché sapete sono un ragazzo curioso. Adesso appena abbiamo qualcosa, magari facciamo anche uno screen, ma... anche il discorso di tesi cristalli, non so se effettivamente si usano o no, però ci sono. Adesso vanno, io li metto, cioè... sono piccole licenze poetiche, però non si vede veramente niente. E siamo in sentiero di discesa, questo è ufficiale. Ma non voglio la mappa, voglio... mi voglio vedere la pista proprio da là. Mi sta cagando addosso. Mappa via, ragazzi. Autorizzazione atterraggio vento 031 a 11. Adesso scattina un po'. Presumo per le condizioni meteo. Ci sta, insomma, ripeto, ma avere pazienza, il KLM è partito, bisogna avere un po' di pazienza con l'hardware, fa quel che può, qua, vedo che fa fatica, stiamo andando veloce, però, cazzo. Poi ci siamo, qua. Comincio a vedere pericolosamente il terreno. Condizioni proibitive per volare. Non sta piovendo, adesso piove, non piove, un po' un casino. Vediamo lucette finché vediamo, però quella è la luce del KLM, e noi vogliamo la luce della pista. Mamma mia. Ok, stiamo rallentando bene. Ok, la pista è davanti a noi, ovviamente.
E adesso vediamo cosa combiniamo, raga. Vento e nebbia a Glasgow. 500. Mamma, no, fioi. Prevedo schifezzo. Prevedo prevedo vaneggi incredibili. Fino all'ultimo non posso, che sennò moriamo. La pista dovrebbe essere lunga, il giusto. Insomma, i coglioni. È stato pesante questo. Andata. Ok. Ok. Fatta, grandissimi. Vento, pioggia e nebbia. Siamo senza bagagli, ma va bene. Vediamo dove ci porta. Allora. Suolo. Verso il gate. Glasgow ground, Q-Menda 7 taxi to the gate. Q-Menda 7 taxi to gate 3 by a taxiway Bravo Golf. Confermiamo. Taxiing to gate 3 using taxiway Bravo Golf Q-Menda 7. E adesso rullaggio. E completato un altro volo, ragazzi. Stiamo alla grande, eh. Dopo il giro del mondo sbaglieremo tutto. Vabbè. Stiamo andando leggermente veloci. Beh, siamo vicini. Adesso vediamo il momento che teoricamente quando incrocio i due paletti siamo a posto. Lui si sposta. Ma ecco su qua se lo metto. Attenzione, aspetta, aspetta, aspetta. Calma, calma, calma. Lui ha le mani ancora così. Vediamo un attimo se capiamo. Ok, ok. Non siamo giusti, secondo me. Secondo me non siamo... Devo andare più a sinistra, penso. Aspetta. Ok. Dovremmo esserci. Ha incrociato. Ok, boh, penso sia giusto. Va bene. Glasgow ground, Q-Menda 7. Vediamo se va. Connect the jetway to the aircraft. Q-Menda 7, the jetway is going to be connected. Vediamo se ci arriva. Perfetto.
Vediamo, proviamo il catering, vediamo se va. Ok, ciao ragazzi. Vediamo se va tutto. Ah ok, questo avrei dovuto farlo, però ovviamente prima, adesso così probabilmente fanno il cambio. Facciamo finta che c'è un altro volo da Glasgow a Manchester, toh. Però perfetto. Impeccabile. Bene raga, sotto il comandone veneziano tutto è andato alla grandissima, vediamo le ultime cose che sono curioso. Guarda il servizio catering, bellissimo. Dai, però insomma, per essere un gioco, per essere all'inizio, insomma, le cose di default così, raga, tanta roba. Con calma ci sarà tutto il top del top, ma mi sembra che già siamo su livelli veramente, veramente incredibili. Adesso vediamo qua che mettono i bagagli, non è molto centrato. Vabbè, chiaramente sono cose secondo me che dovranno sistemare queste, perché non... Ah no, no, no. Ah, sì, ciao allora, perfetto. Vabbè, in realtà deve essere il contrario, ma va bene, insomma, dai. Tutto regolare, tutto regolare. Buono, raga, con questa immagine, un saluto dal comandone veneziano. Alla prossima, ciao!